Ok, siamo qui. Allora, faccio una premessa. Io ho appena assaggiato l'olio di avocado più spettacolare che abbia assaggiato mai in vita mia. Premessa, sono fruttariano, quindi ho assaggiato almeno una ventina, se non 25 olio di avocado diversi, provenienti da tutto il mondo, quindi dall'Africa, dal Centro America, imbottigliati in Francia, in Portogallo, in Spagna, tutto quanto. Mai assaggiato una roba così. Mai, Grazie. sia per gusto che per leggerezza. Perché di solito quello che io intuivo e che tu mi hai confermato, molto spesso viene messo marcio. Diciamo che il processo di lavorazione, ma è la finalità poi da un punto di vista commerciale. Io quando ho pensato all'olio di avocado, e ho Parliamo di pensato, polpa, scusa, che ci certo, spiega solo polpa. assolutamente, io quando ho pensato all'olio di avocado, ho pensato, ma a chi devo venderlo? Che qualità poi devo estrarre? Per noi facciamo una selezione che è una selezione accurata intanto dell'avocado. Paradossalmente l'anno scorso, ve l'ho raccontato, abbiamo dovuto utilizzare avocado giganti nostri per poter usufruire poi dell'olio. Beh, l'olio, i nostri parametri sono diversi. Per noi, per me la finalità commerciale, fammela passare, era fare un olio di avocado. Certamente esclusivo perché è avocado coltivato alle pendici dell'Etna, il primo olio di avocado italiano, ma un avocado versatile per Da che anno condimento. esiste il tuo libro? L'abbiamo lanciato, guarda, noi abbiamo iniziato con le prime estrazioni e parametrare l'estrazione nel 2017-2018, I primi test. i primi test, e sono Quindi stati tanti perché non avevo la base. lo usavate privatamente, No, diciamo. non avevo la base, cioè non Dicevi sapevo che da dove sei dovuto iniziare. andare in Messico per capire un Io ho po'. fatto il giro del mondo per comprendere Cioè, quello che sei andato in fossero. Messico? Sono stato in Messico, poi sono stato in Spagna. Ho fatto un po' il giro, ho fatto un giro abbastanza E ampio hai per studiato pure comprendere. quello del Kenya, mi hai detto, no? Cosa facevi Del nel Kenya? Kenya, l'ho assaggiato, ho comprato più volte, ho parlato con alcuni produttori, che poi chi estrae l'olio in Africa sono gente europea, no? E cosa comporta? Ho iniziato a comprendere Aspetta, quali. sul Kenya, sei stato pure in Kenya? No, no, E però come hai fatto ad assaggiarlo? Non l'hai mai trovato lì? ho ordinato le L'hai ordinato bottiglie, poi l'ho online? provato dal Kenya, l'olio del Kenya, la prima volta l'ho assaggiato diversi anni fa in una fiera al Macfrut. Ah, In una Cesena, fiera, lì sì, a perfettamente, a Forlì, Cesena, Cesena, sì. perfettamente. E tramite ovviamente chi offriva l'assaggio, poi presi i Quindi contatti per quando tu hai ordinare delle cominciato hai bottiglie. assaggiato quello del Messico, quello del Kenya, quello della Spagna, Quello spagnolo e poi da lì che poi sono i tre principali, diciamo, che sono sostanzialmente prima di sì, te, perché dove diciamo. ci sono le coltivazioni, ovviamente c'è anche la diversificazione della materia prima, che in questo caso viene diversificata in olio. Ora, i parametri erano differenti. Il nostro olio è un olio estratto a temperature che vanno al di sotto dei 30 gradi rispetto all'olio estero Freddo. a freddo, Mentre dicevi rispetto loro fanno 50, no? loro fanno a temperature superiori a 30 gradi, anche a 50 gradi per avere la massima estrazione, la massima resa. A me, per me era, non dico un gioco, era un qualcosa, sai quando hai un'idea tua, da un lato non conosci i parametri, dall'altro hai la volontà di, come dire, seguire una determinata strada per raggiungere l'obiettivo e quindi per me la finalità era fare olio di avocado dell'Etna versatile per condimento. Ragazzi, non so se ti riesci a prendere questo avocado dell'Etna. Sì, questo è l'impianto che vi ho voluto portare qua perché questo è l'impianto sperimentale. Abbiamo iniziato a sperimentare i primi impianti di tropicale, perché non è che ci occupiamo solo di coltivazione di avocado, di passion fruit, di mango. L'ultimo impianto nato di, o meglio, una parte di L'hai impianto messo a nato. terra quando? Questo l'abbiamo messo a terra a maggio 2023, abbiamo anche altri lotti. Questa è una Ok, parte di ultimi impianti di dicevi le mango. varietà, qui sono Glen, Glen, Kit Kit e Kensington. e Kensington. E altre varietà che hai? Ce li ho negli altri lotti. No, questi qua sono le tre varietà che ho deciso di voler, a cui ho voler Ok, puntare. Questo è già. un lotto delle altre varietà perché questo lotto qui, che è della varietà Glen. Ah, ok, Questo perfetto. è Cultivar Glen. Ora, dicevo, vi ho voluto portare qui perché qui è iniziato tutto. Qui è iniziato tutto, io ero un ragazzino, 20 anni fa, dicevi, 20 anni, 16, 17 anni, oltre no? 16-17, quindi oltre 20 anni fa, ero un ragazzino, erano dei terreni incolti, lasciati Da tuo da mio nonno. nonno,
mio nonno era un viticoltore inizialmente, poi passò dalle viti ai limoni e sono limoni, coltivazione dei limoni che ancora tuttora conserviamo e coltiviamo. Avevamo terreni incolti, confrontandomi con mio padre ci parlammo e quella fu la prima mia circostanza fortunata, dissi ma che facciamo, gli diamo un seguito concreto e da lì un primo viaggio in Brasile, l'illuminazione, aver conosciuto frutti di cui non ero a conoscenza, perché tu ti racconto questa. Cioè, quindi tu non avevi l'idea di fare il tropicale? No, io avevo... Volevi solo continuare il lavoro di tuo nonno? Ma guarda, io ero in procinto di iscrivermi in giurisprudenza, però avevamo questa passione legata all'agricoltura. Sai, una cosa è avere la passione, una cosa è coltivare la passione per farla diventare un lavoro. Quella ancora non ce l'avevo. Io avevo la passione in agricoltura, avevo dei terreni incolti, come tutti quanti. Se dovessi avere un giardino a casa ed è un giardino ampio, dici, beh, mettiamo una pianta d'olivo, mettiamo una pianta di arance, facciamo delle sperimentazioni. In che zona del Brasile sei andato? Rio Grande, la zona Rio Grande sul? Sì. Porto Alegre, Floripa, Santa Caterina. Zone che noi conosciamo perché... Bellissime, le zone del sud sono quelle più... C'è il famoso bilancio partecipativo di Porto Alegre e poi vabbè, sì, quelle sono le zone... Sono le zone più tecnologiche, diciamo. Ho girato tanto. Differenza, non dico che abissale, era un paese, poi stiamo parlando davvero di una vita fa, era un paese in via di sottocostruzione. Però gli dici tu hai scoperto io ho scoperto a parte il primo mio Natale e Capodanno al caldo e credimi, già la sensazione e lì sei già nella zona più in un litorale dove ci sono oltre 300 km di playa. No, ma la cosa pazzesca è che lì sono nella zona più fredda del Brasile. La zona più fredda del Brasile, però era inverno nostro. Ah, già, e quindi era dicembre-gennaio. Infatti avevo trascorso il Natale e Capodanno. E là in estate, siamo alla parte del posto dell'emisfero. E quindi già la prima sensazione è vivere il Natale e Capodanno per la prima volta al caldo, ragazzi, 27-28 gradi, no? Sì, sì, non superavano i 30 gradi. E già è qualcosa di unico. Infatti è indimenticato. Poi, durante la colazione... si scoprono frutti davvero di cui non sapevo dell'avocado, non sapevo del mango, il granadilla, la papaya, quindi... E allora da lì poi tornando avevamo dei terreni incolti, mi confrontai con mio padre non è un agricoltore, ma condividiamo la stessa passione che è l'agricoltura, solo che per me è diventato un lavoro. Mio padre è rimasta passione perché giustamente ora è da qualche anno in pensione, è un magistrato. E allora dissi, papà, ma... visto che abbiamo dei terreni incolti, ma facciamo qualcosa di interessante, diamogli un seguito concreto. E da lì iniziamo a sperimentare un po' di coltivazioni legate all'avocado, al mango, al passion fruit, alla papaya, alla feijoa, alla nona, con relativi errori. Aspetta, papaya e mango, avocado e mango, subito ce l'ha aperto? Sì, immediatamente. La papaya, abbiamo fatto le prove di papaya in serra, fuori serra, valutando quelle che fossero le, non solo le esigenze culturali della pianta, ma questo valeva anche per l'avocado e il mango, ma quelle che fossero poi la crescita, la vigoria, il seguito concreto successivo della pianta stessa. Se la pianta raggiungeva un determinato apice, se la pianta, come si nota, raggiungeva una determinata vigoria, poi da lì si stringe il cerchio e si decide di fare. Mi sembra che l'hai raggiunta con gli avvocati. Le piante, guarda, questo non è merito nostro, ribadisco, noi abbiamo fatto tanti tanti errori, ma si fanno tanti errori, l'importante è non, come dire, perseverare con gli errori. Magari nella vita, che è una costellazione di errori, non si ripetono gli errori, ma se ne fanno nuovi. E questo è un aspetto essenziale. Si impara dagli errori. Si impara dagli errori. E uno, quindi, che non fa mai errori sta facendo forse qualche cazzata. No? A meno che non è troppo presuntuoso, è troppo arrogante nel dire no, non sono errori. E tutto. Non sono miei. Comunque. Ci vuole umiltà, soprattutto in agricoltura, perché l'agricoltura da una parte è l'arte di saper aspettare, dall'altra è rispetto per le piante, della natura e dei suoi microelementi. Infatti noi coltiviamo in bio, ma per me la certificazione va ben oltre. Cioè, il bio, spieghiamo, cosa metti? Metti un po' di... No, non metto nulla. Non metto nulla. È il bio quello che... Però è un bio certificato. Perché noi veniamo da Milano, pensano tutti il bio. Sai, è un bio certificato. Qua stiamo parlando di biodinamico, non di biologico, che... Con allora, gli alieni qua minerali, è un bio certificato, ma oltre a questo noi... Cioè, qua sono pioggia. Il territorio ci consente di poter coltivare, e si vede dalle piante, perché sono rigogliose, vigorose, produttive. Certo. Ci permette di coltivare in maniera naturale. Certo, per me è un bio
oltre a essere bio, è certificato, perché Sì, me lo impone anche, me lo impongono anche i miei però clienti, giustamente. sappiamo che qua è solo pioggia, cioè purtroppo a Milano c'è molto di questo bio con caterve e caterve di minerali tossici, no? Perché loro sostengono Guarda, che non noi fanno male, abbiamo ma in realtà i minerali tossici fanno male. Qua solo pioggia, siamo al top solo proprio. pioggia, abbiamo un terreno Quindi siamo oltre al vulcanico, biodinamico anche. un terreno vulcanico, un terreno che è ricco di macro, microelementi, un terreno molto fertile, Si vede molto sabbioso, lo si no? vede dal verde. Molto sabbioso. Guarda, su un chilo di terra, alle analisi abbiamo 974 grammi di sabbia, cioè è sabbia. Quindi la storia dell'acqua è una Ecco, stronzata vogliamo micidiale. sfatare questo mito messo in giro da qualche lobby concorrente Non ti saprei dire, però l'avocado, che se gli dai. l'avocado ruba l'acqua. L'avocado gli serve pochino di acqua tutti i giorni. No, l'avocado non solo. Basta. Dettaglio. L'avocado soffre di marciume radicale qualora gli dovessi dare tanta acqua. Ecco, Noi spieghiamo. siamo a Giarre in un versante che è uno dei più piovosi del meridione, perché si registrano oltre 1000 millilitri d'acqua Cioè, più all'anno. che a Milano, diciamo. Tanto Milano fa. 900, Sì, diciamo. qualche cosa, devo vedere i dati, ma No, siamo più o là, meno, siamo siamo là. là. Quindi è Più o meno. una zona umida. Perché è una zona umida? Perché noi siamo in una conca dove il microclima è mite, dove ci ritroviamo alle spalle l'Etna e la maestosità dell'Etna catalizza le nuvole. Quindi abbiamo la nuvoletta di Fantozzi perpendicolare al nostro A territorio. differenza, che ne Dove? so, del Siracusano, Ma del... guarda, ci sono altre zone tropicali, però io sono dell'idea, sono un imprenditore, che bisogna raggiungere un determinato obiettivo col minimo sforzo. Che significa? Che io devo piantare, devo gestire la pianta in maniera ordinaria e straordinaria, ma senza spendere una caterva di prodotti per la concimazione, frangivento. Io pianto, attendo quei 2 o 3 anni e raccolgo anche tanto. Questa è per me l'idea dell'imprenditore, come l'economia circolare, no? Io ho pensato a un'azienda che punti sull'economia circolare perché? Perché dell'avocado non si deve buttare nulla, perché estraiamo la polpa, dalla polpa facciamo l'olio di avocado in questo Sì, caso, permetti, è rimasto impressionato perché la prima, appena entrato, io conosco l'olio di avocado. Sono un grande assaggiatore di olio avocado, a me è venuto un attimo un senso di preoccupazione. Ok, va bene, abbiamo un soggetto che ci darà un feedback genuino. No, ma già solo come si presenta la bottiglia in vetro, che la maggior parte di olio d'avocado del mondo è venduto Nella latta o nell'alluminio, nell'alluminio, sì. anche quelle piccoline. Già Anche si nella presentava plastica, ho bene. qualche bottiglia Ah, di olio di avocado sì. acquistata che è in plastica ed è qualcosa di E devo dire, sì, innaturale. perché io sono così, diciamo, specialista E nell'olio io lo d'avocado? apprezzo perché oggi mi hai dato un ulteriore feedback ed è un Wow, aspetto guarda. positivo. È una Guarda. soddisfazione. Vi accennavo, voi Cioè, siete ho venuti qua. bevuto un bicchierino così, Cioè, perché l'olio di oliva è una cosa molto, molto, molto difficile da fare. Assolutamente. Perché ormai quando diventi fruttariano senti che ti gratta se non è super, super, super dolce. Vuol dire super dolce? Vuol dire che le olive devono avere più dell'80% di maturazione. E comunque io cerco di bere solo dopo in prossimità della scadenza. Ti dico onestamente, però, mai confondere quella che è la storia e la tradizione dell'olio d'oliva che ha plasmato l'Italia, perché è la nostra storia, Certo, con certo. l'olio di Dal avocado. nord al È sud, un perché altro, al nord abbiamo la taggiasca dal nord al che ha sud, è la fatto la... storia e la tradizione ed è uno Certo, dei certo. E poi capisaldi. non parliamo dell'olio spagnolo che gratta all'inverosimile, qua parliamo di oli anche delicati. Voi ci avete la moresca, se non sbaglio, Noi abbiamo quella tantissime più cultive, dolcina, abbiamo quella è tantissime la cultive dalla moresca? Nocella È più dell'Etna, dolcina quella? ma Quella io meno non sono un piccante, grande, diciamo. intenditore. Facciamo l'olio, abbiamo anche degli Fate anche impianti, l'olio d'oliva? facciamo l'olio di oliva nostro, per consumo nostro personale, e ti dico quello fresco è sempre più piccantino, quindi poi non ti saprei dire, non Ma so fate neanche. monocultivar Noi anche? facciamo monocultivar, Che sì. cosa? Non lo so. È Ah. il mio collaboratore che mi segue perché sono impianti di mio Comunque, nonno siccome e sono impianti l'olio di tradizionali che oliva, abbiamo ereditato una noi vita fa. prendiamo, cerchiamo di bere solo quello denocciolato, no? Sai che sono queste macchine Sì, che sì. gira, Un toglie. po' come l'olio di avocado. Polpa. Ah, ci avete la centrifuga? Esatto, No, no, esatto. noi Solo separiamo quello che è il seme. No, noi l'olio di avocado lo facciamo dalla polpa, non lo facciamo dal seme. ci mancherebbe. Ma voglio dire, voi manualmente lo separate o avete una No, macchina? abbiamo una centrifuga che ci separa il tutto. Ah, come Manualmente, l'olio d'oliva denocciolato. ci sono momenti della Certo, stagione in cui certo, manualmente nel laboratorio da noi, all'interno della logistica, estraiamo certo. manualmente la polpa. Quindi devo dire che io l'olio di oliva, anche il denocciolato più avanzato di tutti, anche il mono, cioè il denocciolato taggiasca,
se ne bevo troppo, se ne metto troppo, mi gratto un po'. Adesso da lui ho bevuto un bicchierino così, grattato zero. Parliamo di una stile amaro, ci stavamo bevendo l'amaro, invece non era amaro ma era olio. Ma si può bere, si può bere, si può fare l'aperitivo con quella. Con quella io sorseggio, te lo giuro, te l'avevo detto, sorseggio. Tra l'altro stiamo parlando del grasso migliore al mondo, perché è grasso saturi, siamo al minimo. Siamo, sì, ma abbiamo fatto le analisi, giustamente abbiamo fatto il panel, l'analisi microbiologica, abbiamo fatto analisi nutraceutiche, ribadisco. E di grassi saturi cosa dà? 10%? Non me lo ricordo, ma c'è in etichetta, ed è un'etichetta. No? Di analisi estratti da nostri lotti, quindi la nostra non è etichetta, ma io sono molto attento, che se sono molto attento, ed è giusto che sia così, perché se si deve fare una cosa la si deve fare bene da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista agricolo ma anche da un punto di vista amministrativo, perché viviamo all'interno di una società. Torniamo nella narrazione, anche perché questo video vorrei metterlo anche su TikTok quindi su TikTok se vai oltre 10 minuti non si riesce, le abbiamo superati abbondantemente, perché c'è un'espressione, vabbè. Giocherete nel taglio. Comunque, ragazzi, per riassumere, maestri, negli anni, 20 anni fa, tu cominci, avevi 16-17 anni. Senti Andrea, diciamo bene dove siamo, perché io ho visto l'Etna da qualche parte, però l'Etna è qua dietro, sembrerebbe che si tocca con mano, soprattutto perché oggi c'è una bellissima giornata, è schiarita l'Etna, perché solamente l'Etna è molto timida, le nuvole attorno, la nuvoletta di Fantozzi qua perpendicolare, siamo a Giarre, in provincia di Catania, tra il Mar Ionio, a due passi, infatti siamo a circa 30 metri dal livello del mare, e il vulcano attivo più alto d'Europa che l'Etna, quindi siamo nel cuore tropicale della Sicilia da un certo punto di vista, perché qui nascono, non proprio qui, ma in questo versante qui nascono le prime sperimentazioni, le prime coltivazioni di avocado, di mango, di passion fruit, cioè, di papaya, le prime sperimentazioni risalgono al 57-58, poi i primi impianti negli anni 70, degli anni 80. Io non ho scoperto l'acqua calda. Quello che è stato è aver dato un seguito concreto alla mia passione, pur avendo una laurea in giurisprudenza, ma non mi vanto del titolo, mi vanto di aver cambiato strada e aver fatto agricoltura, e secondo me è un'agricoltura a un livello come... pazzesco. Ma guarda, secondo me ognuno, mio padre quando mi disse sei libero di fare, ti devi laureare, mi disse pure ciò che fai cerca di farlo meglio, bene, non migliore di tutti, ma farlo bene, perché il fare bene significa seguire l'attitudine, ma anche avere le soddisfazioni, che siano le soddisfazioni morali, che siano soddisfazioni sociali, quello che è. E da qui, dicevo, non ho inventato l'acqua calda, io sono riuscito, grazie anche a chi mi ha sostenuto, a chi mi ha sopportato e supportato, a legare un paniere di prodotti nati e coltivati inizio degli anni 60-70 con un territorio. Secondo me la mia mission, oltre a quella di fare l'imprenditore agricolo, coltivare tropicale, commercializzare tropicale, è quello di raccontare un pezzo di Sicilia che, oltre alla storia e alla tradizione, si distingue anche nel tropicale. E per me è un valore aggiunto. Quindi noi raccontiamo il territorio, raccontiamo la nostra... Il tropicale vuol dire che addirittura la papaya, a parte 2 o 3 mesi in cui La papaya sostanzialmente è coltivata fuori, ma come è coltivato un avogado maestoso, e ci si rende conto, si tocca con mano, in questo caso voi toccate con mano la maestosità, la vigoria, questi crescono ancora? La rigogliosità di una pianta di avogado, questi crescono, e noi li dobbiamo, purtroppo, per una questione anche di economia, di tempi di lavoro, di gestione, evitando anche rischi. Guarda da questo lato, guarda qui. Allora, il problema dell'avogado, il problema serio dell'avogado, è che non si trova l'avogado. Cioè, nel senso, l'avogado frutto non si distingue con le foglie. E quindi trovi un verde con verde, sono mimetizzati, è fatta apposta, la pianta di avogado è molto furba. E quindi noi, ecco, il nostro impegno è quello di comunicare, saper comunicare, raccontare la nostra quotidianità, raccontare il nostro impegno, la nostra passione, e raccontarlo a tutti quanti. E poi voi, che siete i benvenuti, ci date la più grande soddisfazione, venire a toccare con mano il nostro impegno. Adesso che mi sono focalizzato, mi sta prendendo una marea. Sì, non si vede. E voi lo fate maturare sulla pianta o lo staccate? Guarda, allora, l'avocado non matura appeso all'albero.
cioè raggiunge un determinato indice, poi noi facciamo le analisi, preleviamo i campioni e calcoliamo la sostanza secca. A un determinato indice di sostanza secca diamo il via alla raccolta, perché Ok, l'avocado ha quindi una essendo stagionalità. climaterico lo fate Perfettamente, maturare in perfettamente. magazzino Non e... volevo dare il tecnicismo, l'hai dato tu. E no, perché la cosa importante è che voi quando fate l'olio di Non lo facciamo avocado, maturare, lo raccogliamo e poi l'avocado fisiologicamente, fisiologicamente, raccolto dall'albero, inizia gradualmente, in maniera lenta, certo. graduale, inizia a maturare. E quando fate l'olio è bello maturo. Quando facciamo l'olio è bello maturo, ma non è eccessivamente maturo, perché l'eccessivamente maturo No, poi porta al deterioramento del certo. frutto e di conseguenza a una qualità Ma sì, scarsa. sappiamo che anche a livello salutare il rancidimento di un grasso è la cosa che ti ammazza proprio, Ecco, quindi noi come stiamo mangiare un attento, fritto, ecco, noi stiamo quindi. attenti a questo e cerchiamo di farlo maturare in maniera, cioè se troviamo una parte che è annerita la togliamo. Infatti invece tutti gli altri oli di avocado che ho assaggiato probabilmente I parametri sono completamente non hanno differenti. questi Il nostro era parametri. un parametro da olio di avocado versatile per condimento e quindi si classifica l'eccellenza per poterla estrarla con parametri che sono completamente differenti dall'estero, perché noi estraiamo a una temperatura che è sotto i 30 gradi.